Partenza a singhiozzo stamattina a Montecitorio per il DDL sulla buona scuola, due richieste di sospensione una dietro l'altra perché sull'articolo 6 accantonato la settimana scorsa mancava il parere della Commissione Bilancio. Le prime proteste si fanno sentire dai banchi dei 5 Stelle, mentre in aula si torna a votare sugli articoli rimasti prima del via libera finale di mercoledì, in particolare quelli sul piano di assunzioni e quello più contestato sul potere ai presidi che 5 Stelle e SEL hanno ribattezzato super sceriffo. Mentre il sindacato dei COBAS non retrocede, blocco degli scrutini e delle attività scolastiche pendono come una spada di Damocle sulla fine dell'anno scolastico. Una protesta contro la quale il garante degli scioperi ha già minacciato il ricorso alla precettazione. CGIL, CISL e UIL si smarcano dall'ipotesi del blocco degli scrutini, ma restano in trincea e anche la minoranza del PD non sembra disposta a concedere sconti a Renzi in vista del voto finale. Da oggi anche presidi e sit-in davanti a Montecitorio. La porta del dialogo resta aperta, assicura il governo, ma Renzi è tornato ieri a difendere la riforma puntando sulla valorizzazione del merito e sull'autonomia degli istituti scolastici. Si affianca il ministro dell'istruzione Giannini. In Italia c'è un'urgenza educativa, dice e annuncia. Quando si protesta contro le prove invalsi, che certo non sono i migliori test, si nega però l'importanza di avere uno strumento di valutazione standardizzato. Aboliremo i precari, aggiunge il ministro, ma il sindacato difende il suo potere. In questa protesta ci sono anche motivazioni politiche ed elettorali. Il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone è convinto che il blocco degli scrutini alla fine non ci sarà. Il provvedimento sarà chiuso solo il giorno del voto finale in Senato o alla Camera se ci sarà un ulteriore passaggio, dice Faraone. Fino ad allora il DDL è aperto e modificabile a patto di mantenere l'impianto generale. Non si è mai applicata questa autonomia perché non c'erano né insegnanti per farla.